Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere, finalmente ci dilettiamo anche nella Formula 1. Ci troviamo naturalmente su PC, mi ero accorto che nella libreria Steam ho circa una settantina, ottantina di giochi, ne avrò comprati sì e no tre. Gli altri non sono craccati, prima che mi denunciano. Sono tutti giochi accumulati negli anni, sapete quando mettono gratis, gratis, gratis? Io avevo ancora il vecchio PC, quello che non ci girava manco Prato Fiorito, e si sono accumulati. Mi sono ricordato appunto di avere Formula 1 2015 o 16 e Formula 1 2018. Noi in questo caso siamo su Formula 1 2018, non ho mai giocato un titolo di Formula 1, nel senso che non ho mai posseduto proprio nelle mani, dici, oh guarda, ho Formula 1 2012, no, l'avevo provato forse ai tempi su PlayStation 3, quando avevo la modifica su PS3, ma in realtà, sapete, due, tre partite, tipo come Grid, avete visto il video Grid Legends? Stessa cosa per quanto riguarda il mondo di Formula 1, giocato così e buttato. Poi sai com'è, hai la console modificata, scarichi 100.000 giochi, non ne giochi manco uno alla fine. Quindi sì, penso di poter dire senza nessun tipo di problema di non aver mai giocato un Formula 1, soprattutto adesso, che comunque abbiamo una postazione, abbiamo volante pedaliera, e soprattutto siamo su PC, quindi lo possiamo giocare al dettaglio massimo. Ho deciso di scaricarlo per un motivo, perché comunque tra poche settimane dovrebbe uscire quello nuovo. Voglio capire se effettivamente ha senso, cioè se posso trovarmi bene in un gioco di Formula 1, perché è inutile comprare un gioco dove magari poi non ci sai giocare, avete capito, bravi. Quindi per non saperne leggere né scrivere sul mondo di Formula 1, io direi che possiamo fare una prova a tempo, cioè com'è il gioco Formula 1 con il volante? Io non l'ho mai giocato. Vetture moderne da Formula 1, vetture classiche da Formula 1. Questo gioco c'ha 5 anni, però boh, vediamo. Scuderia Ferrari, naturalmente. Abbiamo le piste. Io direi di andare su qualcosa che grosso modo conosciamo, però magari non è la solita Monza. Abbiamo tipo, com'è che si chiama? Suzuka Circuit. Ok, l'ho trovato, Suzuka Circuit. Qui vabbè, lo chiamo in modo diverso, è la stessa cosa. Ho messo il limitatore degli FPS a 60, tanto non ho un monitor che va oltre ai 60 frame. Tutti i dettagli sono sparati al massimo. E minchia, qua mo mi dai i tasti con i numeri. Cazzo lo sa, va in pista, sarà il tasto X, invio. Non è successo niente. Lo ripremo. Ah, ok. Mi dà già la visuale interna. Vediamo com'è. Aspetta, andiamo piano. Prima devo prendere... Ah, ma la configurazione corta. Ma scusa, ma in Formula 1 corrono nella configurazione corta? Non lo sapevo. E non va la retro. Ok, ora va. Abbiamo il pulsante per guardare dietro. No, ma a parte gli scherzi, ma corrono nella configurazione corta? Io non lo sapevo. Ho selezionato io la configurazione corta, che cazzo ne so. Vabbè, proviamo. Naturalmente utilizziamo questa di visuale, quella che usano tutti per chi non sa giocare, ha speso 3.000 euro di postazione. Noi invece utilizziamo la visuale vera. Minchia, non è facile, eh. Ve l'ho già detto che di Formula 1 non so niente, eh. Sono manco i nomi dei piloti tra un po'. Non sembra male il sistema di guida, eh. Posso cambiare le visuali, eh. Ecco, usano questa qua, usano. Bah. Non so dove sta il divertimento nell'usare questa visuale. No dai ragazzi, si guida da dentro. Minchia, figo è figo però, eh. Solo che è anche tosto. Secondo voi sono portato per un gioco come Formula 1 2023? Cioè lo devo comprare? Io avevo fatto il post su YouTube, ci sono stati un sacco di voti positivi. Poi può dare anche un'aria fresca al canale. Vabbè, più o meno il sistema di guida, dai, è abbastanza... Vabbè, oddio, questa qui è poi la versione vecchia, cioè 2018. Poi sarà mutato sicuramente, ma più di tanto non credo. La guida è piuttosto classica, stavo dicendo. Naturalmente se hai già toccato con mano giochi di guida, più o meno, cioè ti trovi, non è che è un mondo nuovo. Minchia, figo è figo però, eh.
con la visuale così poi, non ho ritoccato FOV nulla, cioè proprio sono entrati in pista. Minchia, ma è vero che su Formula 1 c'è il circuito di Monaco? Lo vogliamo provare? Minchia, però farò disastri sicuramente, per oggi magari direi di non fare gare. Anche se devo imparare un sacco di cose, raga, su questo gioco. Cioè, voi più consigli possibili in vista di quello nuovo. Tipo, io vedendo i video li vedevo, non è che non li vedevo, però ho giocato mai. Sicuramente c'era tipo un pulsante per aprire tipo i menu, no? Dove scegli regolazioni, ERS, altre cose. Forse su questo ancora non c'era. Qual è il tasto? Ah, ok, questo qua è il tasto 5. Abbiamo bilanciamento, frenata frontale, differenziale. E basta. Probabilmente perché siamo in prova tempo. Cioè, io vedendo i gameplay mi paragono. Vedo comunque sempre i video di quel tale Ale. E tipo, ci sono un sacco di impostazioni lì da toccare durante la gara. Mica deve essere veramente un casino, deve essere, tra regolazioni, pit, cose del genere. Proviamo a fare un pit, eh? Se inizieremo una serie sul nuovo Formula 1, sicuramente non parto con difficoltà alte, raga, perché adesso probabilmente più o meno l'auto la tengo in pista perché conosco, perché la conosco, ma se devo andare su una pista dove non ho mai corso, sicuramente esco a ogni curva, eh. Ah, sono dove cazzo è l'uscita dai box? Fuori dalla pista, va bene. Ah, non c'è tipo... Vabbè, qui in realtà siamo in prova tempo. Bisognerebbe provare nelle gare. La vogliamo provare una gara? Dai, magari allora faccio un ultimo giro. Sento sempre il motore che va un po' fuori giri. Io scalo troppo. Però abbiate pazienza, non... Cioè, non ne ho mai giocati. Sì, secondo me una gara è meglio. Vabbè che lo posso fare anche un'altra volta, nel senso c'è ancora un po' di tempo prima dell'uscita di quello nuovo. Si sente il peso di non avere una corona da Formula 1, secondo me sì. Perché comunque una corona da Formula 1 è anche più leggera, la forma è diversa, sicuramente ti dà sensazioni diverse. Però è veramente bello. Certo, bestemmierò tantissimo in altre occasioni. Allora, ho messo Gran Premio veloce, mi ha fatto scegliere l'auto, ho messo ancora Ferrari. Proviamo una gara a Monza, se la trovo. Eccola qua. Solo una gara voglio fare. Ok, va bene così. Avanza. Inserisci pista in alto, avanzi. No, andiamo su avanza. No, niente, voglio andare direttamente in gara. Al massimo dovrebbe arrivare a 100... 110, minchia, definitivo. Vabbè, tanto è un test, proviamo su 70. Lascia tutto così, flashback sì. Danno veicolo ridotto, tanto dobbiamo provare. La gara inizia assistita manuale, non so cosa voglia dire. Ecco, questi sono gli aiuti che stavo utilizzando. Queste sono le uniche cose che ho toccato prima di entrare in pista. Controllo trazione non ho provato, altre cose ho messo direttamente in medio. Visto che c'era, no, medio completo, ho messo medio. Traiettoria l'avevo tolta. Cambio consigliato in manuale così... Tecnicamente dovrebbe consigliarmi la marcia, prima non l'ho vista da nessuna parte. Aiuto box no, aiuto rilascia i box no. Ah no, c'era l'ERS, manuale. Ma non lo so ragazzi, proviamo così, poi oh, quello che succede succede. Mi premeva provare una gara per vedere loro a 70 di difficoltà. Bello anche il fatto che ti viene sta roba qua, tipo filmato. E vorrei provare i pit, perché sennò minchia esce quello nuovo, io non so come cazzo funziona. Tutto può succedere, e ovviamente... Di solito succede. Bella sta ogni cosa, squadra oggi bella. Ha la sua storia da raccontare. Tutti vogliono lo stesso finale. E questo finale porta al podio. Vabbè, schippiamo tutto, messo limpido, così non abbiamo problemi. Pioggia, non pioggia. Perché tipo vedono i gameplay e raggiungi RPM ottimali. Che sì, so cosa vuol dire, ma poi c'è tipo anche... Mantieni la frizione, alcuni non la mantengono e partono comunque. Non lo so. Proviamo, vediamo cosa mi dice. Testa la frizione, aspetta che i semafori si spengano. E qual è il tasto 2? Proviamo poi lo azzecco per forza. Vuoi vedere che è il tasto della marcia? Immaginavo. Boh, non so come sono partito, raga.
Non ne ho idea. Ditemi tutto nei commenti. Non posso permettermi di arrivare impreparato. Non ho scelto io la posizione di partenza. Avrei voluto partire più dietro. Minchia raga, ma quanto è bello. Mica lo dice adesso, sai quante bestemmia. Lo so, sono uno abituato a bestemmiare. So manco con che marce affrontare le curve in realtà, raga. Non... Ah, un po' di sabbia. Stavo facendo un bel tappo. La postura in realtà, cioè questa qui come sono messo io non è una postura da Formula 1, nonostante questo non... Cioè non ho problemi. Cazzo, avrei voluto partire dietro però. Ma non me l'ha chiesto, forse me l'ha chiesto e non l'ho visto. Cioè mica me ne fotte qualcosa di arrivare prima, minchia, ma devo capire il gioco. Per il resto della gara. Quanto è bella Monza, cavolo. Ok, sembra che col controllo trazione a medio è abbastanza difficile far girare l'auto, eh. Botta se giro più veloce. Oh, non male si è staccata. Solo che l'uscita lascia desiderare. Bello, si sentono i cordoli, si sente tutto. Adesso non so se questa cosa viene amplificata per il fatto che siamo su PC, il volante lo sfrutti veramente. Non ne ho mai giocato uno, non so come sia su console, quindi non posso fare paragoni. Ah, l'ho toccato, scusami Bottas. Non so che cazzo ci facciamo qui in Formula 1. Mi hanno tirato sulla macchina, non dovrei essere qua. No, qua minchia due marce li devi tirare giù, sennò vai lungo. C'è il tasto del DRS? Probabilmente sì, ma non so quale sia. Ah, aspetta, adesso che siamo in gara. Vabbè, aspettiamo magari il rettilineo. Voglio vedere i menu. Quelli che vedo aprire nei classici video. Qual era il tasto? Il comando vocale come me lo prendi? Io non ho nessun microfono collegato. Riapri sto cazzo. Vabbè, vediamo un po' la visuale così anche. Ripeti, abbiamo problemi di ricezione. Non ho capito, ma cioè da dove lo prende il microfono? Boh. Vabbè, guidabile anche così. Non lo guideremo mai così naturalmente. Occhio. Ok, abbiamo i vari menu. Come vado nella... Come cazzo sono andato prima nell'altro menu? Mi dispiace, per ora non ho queste informazioni. Vabbè. Senti, mi fermo prima dell'ultimo giro, così vedo un po'. No, perché sennò se queste cose non le capisco subito avremo problemi dopo. Miscela carburante. Cosa vuol dire quel più un giri? Differenziale, erogazione ERS. Ah, ce l'ho già al massimo, no? Metto nessuno. Cazzo, scusami. Boh, chiudi. Come cazzo si chiudeva? Raga, non so i tasti. Confermo la sosta al termine di questo giro. No, che sosta? Non devo fare nessuna sosta. Hamilton, levati dai coglioni. Ci sarà il tasto del DRS da qualche parte? Bella mossa, ben fatto. Cosa sta dicendo? No, questo è il flashback. Lo useremo tantissimo, raga, sto tasto. Io ve lo dico. Sicuro. Vabbè, abbiamo provato anche il flashback. Non ho capito come funziona. Ho premuto un tasto, ha fatto tutto lui. Non capisco come cazzo si cambia lì. Affermativo, come medie al prossimo pit stop. Posso fermarmi un attimo? Ok. Cioè, devo capire. Fermati in pista, cosa vuol dire? Ah, sono stato squalificato. Ah, bilanciato predefinito, velocità massima elevata. Massima estrema. Proviamo questo.
Lasciamo tutto così. Minchia, qua bisognerà fare i setup, raga, su un gioco del genere. Però io non li so fare. Abbassa la frizione, tieni premuto. Prendiamo tutto per buono. Raga, non riesco a capire come si va negli altri menu. Perché, ah no, ho capito, perché io sto premendo il tasto 4, non mi sta aprendo quello che dico io. Mi sta aprendo i comandi vocali. E qual è il tasto 5? Ah, questo è il tasto 5, ok, ok, ci siamo. Aspetta, eh. Ok, abbiamo erogazione ERS. Cazzo, sono sempre fuori giri, sono. Ok, il tasto del menu l'abbiamo capito. Lo continui a premere e switcha. Ok. Va bene, ho capito, ho capito. Ok, abbiamo superato la fase iniziale. Adesso proseguiamo. Voglio capire se c'è un tasto del... Ma un cazzo. Si può fare in quinta, dite, eh? Raga, consigliatemi qualsiasi cosa, eh. Cioè, devo imparare se lo dobbiamo giocare. Se no è meglio lasciar perdere. Aspetta, aspetta, però prendo la scia. Si stacca più o meno, da quello che ho capito, qui. Però sono arrivato più forte per la scia. Dovrai scontare dei secondi di penalità. Vai. Ok. Fammi riprovare sta visuale. Dai raga, questa... Ma non sto dicendo che è brutta, però minchia, per uno che magari ha una postazione, ha un bel monitor barra TV, cioè è uno spreco. Cosa dite voi? Cazzo, ma giochiamo questi giochi per sentirci dentro la macchina? Mi spieghi perché io dovrei usare questa visuale? Cioè, parere personale, preferisco uno che gira più lento e gioca con una difficoltà più bassa, però mi utilizza la visuale interna. Cioè, è più difficile da dentro perché hai meno... Come si può dire? Cioè, hai meno punti dove vedere la pista. Mica come mi ha superato questo. Cioè, con una postazione, con un monitor... Io ho la postazione completa, mi manca solo il monitor o TV. Cazzo, mi sento... immerso completamente nella... Scusami, mi sento immerso completamente nella gara con questo tipo di visuale, dai. Non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Ecco, poi ho sentito che tipo i danni... Ah, ok, DRS, col tasto 8. Cos'è, il tasto 8 del telecomando? No, non è quello. Qual è il tasto 8? Adesso li proviamo. Le zone DRS le vedo... dalla mappa lì in basso a sinistra. Quindi qua non lo posso usare. Ma non so qual è il tasto 8. Allora, secondo me la difficoltà si può alzare. Allora, perché, ok, lì ti dava 70 e diceva difficile. Ok, però... credo che sia difficile magari per chi proprio non, magari non ha mai giocato un gioco di guida. Cioè, sarò scarso quanto vi pare, però avrò una certa infarinatura adesso con i giochi col volante. Minchia, mi sto sfondando anche di assetto corsa su console che non avete idea. Troppo bello quel gioco, raga. Quindi magari è difficile inteso per chi non ha mai giocato, quindi forse si può alzare un pochettino. Credo, poi non lo so. Adesso premo qualsiasi tasto dell'universo. Voglio capire se si può utilizzare il DRS. Però se non sbaglio devo essere a un secondo dall'auto davanti. No, ho sbagliato. Oh raga, non so quale sia. Il miglior giro in questo momento è 1 minuto 25,8. Ma scusate, io con questo comando posso chiedergli quello che voglio, eh?
auto davanti. Capito, d'accordo. E me lo farà sapere, non è successo niente però. Distacco, auto davanti. Al sono uscito. Non abbiamo i dati necessari. Vabbè. Ragazzi, secondo me è fottutamente divertente Formula 1, giocato col volante, con la postazione e tutto. Mi sa che ci scatta la seriona, però... Minchia, se poi non sono capace scatteranno le bestemmie. Cioè, non sono capace nel senso... Molte cose non le capisco. Pilota dietro. Siamo il fanalino di coda. Ok. Le frasi che ti dà lì sono quelle predefinite, devo leggerle esattamente. Non so da dove prende il microfono. Cioè, questo è... Lo sto usando per registrare. O li usa tutti e due, non gliene frega un cazzo. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop. Rientra i box alla fine di questo giro. Ok. Interrogazione hertz, differenziale. Ok. Ah, queste sono le miscele. Magra, standard e grassa. Più o meno mi posso adattare come un Gran Turismo. Nel senso, grassa è quello che mi fa andare più forte. Magra quello che mi fa andare meno forte. Penso proprio di sì. Ok. Proviamo un pit, dai, proviamo un pit. Poi magari chiudiamo il video. Box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Allora, io i box li ho messi tutti manuali. Vediamo come funzionano. Perché non li conosco. Ok, mi sa che se non arrivo alla velocità che mi dice lui mi dà una penalità. Cioè, se ci entro a cannone, penalità sicuro. Ok, poi so che tutti sti meccanismi li hanno cambiati. Hanno messo tipo un minigioco. Abbassa la frizione. Fuori, esci ora. Ok. Allora, diciamo che più o meno ci abbiamo capito qualcosa. Va bene, ragazzi, dai, direi che per questo video è tutto. Ci sono i presupposti, comunque, perché il gioco mi sta piacendo tantissimo. Fatemi sapere la vostra. Consigli proprio a elenco telefonico. Qualsiasi cosa me la dovete dire, perché dobbiamo partire. Disattiva l'imitatore dei box. Come cazzo si fa? Okay, ah, con questo. La linea bianca, l'uscita dai box. Ok, va bene. Elenco telefonico di consigli e commenti. Ci vediamo al prossimo video.